una citazione che ritengo molto bella, poi vi dico anche di chi è naturalmente, questa citazione dice, non riguarda rigorosamente il film di Lubitsch, dice è passato molto tempo da quando di fronte alle meraviglie, che è tra virgolette ovviamente, della tecnologia Abbiamo tutti adottato un'aria consapevole e opaca, trovo bellissimo questo opaca, che rende molto difficile la commedia, che, nonostante, poggerà a lungo sulla muta eredità di un volto sorpreso. È una citazione di un critico francese, si chiama Danai, Serge Daney fu il direttore dei cahiers di seconda generazione, dopo la stagione di Godard, Truffaut, Romer, eccetera. Morto giovanissimo, 48enne, eh, di lui ci sono due libri interessanti, non pubblicati in italiano, uno è La Ramp, dove raccoglie i suoi scritti teorici, e dove c'è questa citazione, e l'altra è una raccolta invece di, tutti i suoi, di tutte le sue critiche, di tutte le sue recensioni. È famoso perché criticò eh, la carellata quasi a tuffo che fa Pontecorvo nel film Capò quando la protagonista si getta sulla, sul filo spinato elettrificato e Pontecorvo fa questa panoramica schiaffo, come si chiama tecnicamente, e lui la criticò in maniera pesantissima. Forse è l'aneddoto che più lo ricorda o può ricordarlo al pubblico italiano. Riassumendo il senso della puntata precedente, avevamo detto che l'Ubisce è dolorosamente consapevole della fine di un mondo, di un mondo che è tramontato per sempre ed è consapevole anche della dimensione tragica della storia che ha causato questa catastrofe, questa caduta del mondo, del mondo che possiamo chiamare moderno. Lo ha messo tra parentesi, lo sapete, e ha costruito, dicevamo la volta scorsa, Lubishland, cioè una terra di mezzo, una terra che appartiene all'immaginario, al fantastico, dove fa rivivere appunto il suo mondo perduto, persino purificato, anche se non del tutto, direbbe Lubish stesso. E eh, sottolineavamo che questa non è una rimozione, ma è una sublimazione stilizzata dalla sua arte. Possiamo aggiungere che dietro questa insostenibile leggerezza di un sorriso, di un sospiro venato di malinconia, i film di Lubis ci rivelano sempre, sempre la fragilità della vita, da una parte, e dall'altra. La complessità dell'amore, a volte sembrerebbe l'impossibilità dell'amore, per la conflittualità sotterranea che si muove dentro la coppia. È come dire che questo, quello che abbiamo definito il suo tocco, che invece in realtà è indefinibile, innesca questo cortocircuito brillante tra vita e finzione che porta i suoi personaggi a recitare, in fondo, a, fi a, a fingere, per sopravvivere da una parte rispetto agli orrori della storia e per poter dall'altra continuare ad amare, nonostante la consapevolezza che dentro l'amore c'è una dimensione illusoria. In tutto questo il suo cinema finisce per, per essere un cinema che conforta. Non fa solo sorridere e non dimentica mai quanto crudele possa essere la vita. Ci fa sognare, ci ricorda quanto ingannevole, ma irrinunciabile sia la vita e sia egualmente l'amore. E il tema che troviamo nel film di questa sera, io potrei proporvi un enigma. Il titolo originale, lo sapete, è Essere. O non essere perché potremmo dire che il titolo originale è anche essere e non essere questo è l'enigma perché il film di cui dobbiamo discutere questa sera è essere o non essere ma insieme è essere e non essere ve lo propongo non ve la do la risposta ve lo propongo proprio come un piccolo enigma, ricordandovi che non solo in questo film, ma in genere nel suo cinema, finzione, teatro, cinema e dissimulazione hanno sempre un grandissimo peso. Il film di questa sera, Essere o non essere, enfatizza sicuramente, fin dal titolo, il rapporto tra tragedia e finzione. Nella vita, sicuramente, e nell'amore in particolare, ma novità del film di questa sera è nella storia. Perché nella storia del film i nazisti hanno messo in piedi una commedia ancora più grande. E come dice il personaggio di Gremberg, quello che reciterà il monologo di Shylock, non c'è censura che li possa fermare. È il teatro e il cinema di Lubis a condannare e a deridere i nazisti tre anni prima della fine della guerra, con questo gioco degli inganni subiti consapevolmente o meno, sia dal pubblico che guarda i suoi film, che dai personaggi, i suoi trucchi, i suoi travestimenti, qualche costume, una barba finta. Pensate cosa fa la barba finta del film e quanta irrisione c'è dell'organizzazione del sistema nazista. Il tutto giocato proprio con una barba finta. Noi sappiamo che la comicità per definizione arriva e scardina le regole, rovescia l'ordine. E quale ordine sembrava così geometrico? E nelle sue geometrie così indistruttibile come l'ordine nazista. Basta guardare un filmato con una parata nazista. Ricordate credo tutti l'episodio che c'è sia nel libro di Wintergrass Grass che nel film di Sklondorf, Il Tamburo di Latta. C'è appunto una grande parata nazista. Con la sua assoluta geometria, il trionfo proprio di questa geometria. E poi arriva questo piccolo bambino, Oscar, col suo tamburo di latta, va sotto una tribuna e si mette a battere sul tamburello il Danubio Blu. E improvvisamente quest'ordine si scardina e tutti si mettono a ballare il valzer. E nel libro Günter Grass dice: Le ss si mettono alla ricerca del perturbatore, ma non potevano trovarlo perché non erano alla sua altezza. Non è una citazione extra-diegetica, si adatta molto bene al fin di Lubisch È il senso della comicità, La comicità è innanzitutto sovversiva, oggi potremmo addirittura dire rivoluzionaria. Pensate per esempio al nostro paese e nel nostro paese a chi è stato più critico rispetto all'ordine costituito, rispetto all'istituzione. La satira, le vignette, sono riuscite a mostrare il risvolto ridicolo che c'è dentro il gioco del potere, che c'è dentro ciò che dovrebbe tranquillizzarci e garantirci, cioè l'istituzione. Ora, dentro questo discorso di una comicità che rovescia, che fa la satira, non c'è un bersaglio migliore del nazismo. E quindi l'irriverenza del film veramente sta nella radice stessa del comico ci accorgiamo ma lo avevamo visto già due anni prima col grande dittatore di Chaplin, che solo il cinema era riuscito a vincere in atto perché è il grande dittatore del 40 il film di Lubitsch viene girato tra il 6 di novembre e il 23 di dicembre del 1941 a soli due anni dallo scoppio della guerra, e quattro anni prima che la guerra finisca. Mi sembrava allora, eh, solo il cinema ha vinto l'insensatezza del crimine nazista. E lo ha fatto attraverso un, due film americani, perché sono comunque prodotti in America, con più libertà perché ha autoprodotto quello di Chaplin, con minor libertà, ma Lubisch non è un autore che sente le restrizioni di una censura o di divieti. E abbiamo un film che paradossalmente è girato da un regista tedesco che era emigrato in America vent'anni prima. Mentre l'Europa va a pezzi, si frantuma letteralmente sotto il peso della guerra, di là dal mare la si ricostruisce negli studi cinematografici, dove prendono corpo i sogni, i fantasmi, le paure di altri europei. Penso a Zimmermann, William Wyler, Fritz Lang, lo stesso Hitchcock. Che in quegli anni girano storie ambientate nel, continente, nel loro continente d'origine. Ma tranne Cepin e Lubisch sono storie di spionaggio che hanno una chiara valenza propagandistica. Sono solo comici che invece riescono a costruire opere che sovvertono letteralmente, e che non si fermano di fronte all'irrisione, alla critica. E guardate che lui fu criticato molto per aver fatto un film comico su una tragedia come una guerra mondiale. Ma Lubis non, non sminuisce la dimensione tragica. Condanna pienamente la violenza, mettendo a nudo, perché la comicità è denudamento, è messa a nudo, la follia del nazismo riproponendo cosa, se ci pensate, guardate e pensate al film, riproponendo l'arte antica della maschera, del travestimento, del doppio, riesce letteralmente a sconfiggere e ridicolizzare il nazismo. Stiamo a rifare un po' la storia di questo film, che alla fine, a mio avviso, resta un inno all'amore, alla vita, all'arte. Proprio in contrapposizione agli orrori e alla crudezza reale degli orrori. Siamo, vi ho detto, nel 1941. Lubis ha un debito con la United Artist. Questa casa di produzione, dopo un certo sentimento, aveva promesso un secondo film. La United era un'azienda estremamente liberale, pagava anche gli, sti gli stipendi più bassi rispetto a tutte le altre major. Lui, tuttavia, eh, siccome il, il grande boss della casa di produzione aveva dei dubbi su un film come essere o non essere, si accorda poi con un suo amico, questo Alexander Korda che è il produttore del film, e ottiene con lui un contratto eccezionale che prevede che Lubisch possa avere il controllo su tutto il film, sul montaggio addirittura, che spesso era appannaggio della produzione, ha una sua limitazione, gli consigliano di cambiare il titolo perché viene considerato, non si capisce bene perché, scoraggiante per gli spettatori. Lubis, eh, come, come conforme alla sua personalità, fa finta di acconsentire e propone un altro titolo, Vietato dalla censura, che chiaramente non manca di ironia rispetto alla richiesta che gli era stata fatta. Poi ricordate che nel film, da cosa nasceva questo, questa proposta, dal fatto che nel film c'è un divieto rispetto allo spettacolo della Gestapo che questa in pro, in compagnia teatrale doveva mettere in, in atto, in produzione. A opporsi, Lubisch non, non si oppone apparentemente, anche se non ha nessuna intenzione di rinunciare al titolo originale. A opporsi sono le due star del film e in particolare è lei, la Lombard, che non, non accetta questa limitazione. C'è una seconda limitazione però che Lubitsch accetterà e vedremo che dall'accettazione di questa seconda limitazione, secondo me, nasce uno dei momenti più alti del film il famoso monologo del mercante di Venezia. La limitazione qual era? Non bisognava menzionare l'ebraicità o almeno menzionarla il meno possibile, era già nel nome degli attori e all'inizio nel nome dei negozi, chiaramente. Chaplin non l'aveva avuta nel, nel grande dittatore, si dice esplicitamente. Uno, nel grande dittatore si muovono due personaggi, uno sosia dell'altro. Uno è il dittatore e l'altro è quel, il povero barbiere ebreo. Quindi il ghetto, vediamo, c'è cioè addirittura la scritta con ghetto. Ma Cepin era molto più indipendente. Si autoproduceva completamente, non aveva più nessun rapporto con le case di produzione. Ecco che gli ebrei nel monologo è sostituito da noi. Ma capite che questa sostituzione, questo noi al posto di ebrei, guadagna, fa guadagnare alle parole di Shakespeare una universalità che non c'era nel mercante di Venezia, senza perdere nulla della sua forza. E della dimensione tragica. Del resto, è proprio l'umile attore ebreo Greenberg che dirà tre volte nel film, le ne vedremo, il, il monologo, dando vita, come vi ho detto, sicuramente al momento più alto, in assoluto, del film. C'è un altro elemento che caratterizza questo film. Stiamo facendo una lettura di primo livello in questo momento. Eh, chi già mi ha ascoltato altre volte sa che eh, dico che un film va letto a tre livelli. Il livello filologico, cioè come si è arrivati al film, come si è fatto il film. Il momento della costruzione del testo. Della messa in atto del testo. Poi c'è un secondo livello di analisi, che è il livello ontologico. Che cosa vuol dire questo testo? E un terzo livello, che è quello esistenziale, cosa dice a me questo testo? Ecco, noi stiamo un po' adesso ricostruendo il livello filologico. Allora dobbiamo dire che c'è un'eccezionalità assoluta in questo film di Lubis. È l'unico dei suoi film sonori, che è basato su una sceneggiatura originale, una novità assoluta per l'Ubisce. Gran parte dei suoi film sono tratti da testi teatrali. Quindi il tema del teatro, che c'è in essere o non essere, di fatto c'è in tutta la sua filmografia, perché all'origine, e a differenza di tanti film... Che riprendendo il teatro, non hanno fatto altro che fare teatro filmato. Il miracolo di Rubis è partire da un testo teatrale e trasformare il teatro in cinema. Direi che, in, questa, in questo contesto, è il regista più irrepetibile che ci sia mai stato. Nessuno è riuscito, nel rispetto anche del testo teatrale, lo vedremo con Oscar Wilde, a costruire un'opera completamente che è tutta cinema. Pochi altri film, per esempio Ninosca, sono tratti da, da racconti, da novelle, però in genere la gran parte dei film di Lubisch, questo anche per quanto riguarda il muto, sono tratti appunto da testi teatrali. Tra l'altro anche in America, prevalentemente europei non sempre di teatro alto, spesso riprende anche, come nella vedova allegra ovviamente, l'operetta. Scrive poi la sceneggiatura, guarda caso, con un ex drammaturgo, questo Justus Meyer, a cui credo che il film, soprattutto in alcune fulminanti battute, debba molto. e la sceneggiatura è molto astuta perché è costruita sui due attori principali, cioè questo Jack Benny, che non era un attore famosissimo, e la Lombard. Tenete conto che il ruolo di Maria Tura all'inizio era stato assegnato a Miriam Hawkins, che è l'attrice che aveva favorito l'arrivo di Lubitsch in America e aveva interpretato in maniera non esaltante, tre film di Lubis. Ma non convince questa scelta e entra in scena Carol Lombard, che aveva proprio il sogno di lavorare con Lubis e che. Sciaguratamente morirà pochi mesi dopo la fine delle riprese in un incidente aereo insieme a un altro attore, Leslie Howard, perché stava muovendosi tra le truppe americane per propagandare o, re o rendere più lieve l'arrivo dentro la guerra. Per la fotografia, Lubis sceglie Rudolf Maté, polacco. Pensate che Rubo Matteo è il, il direttore della fotografia di uno dei più grandi film della storia del cinema. La passione di Giovanna Darco, di Dreyer, fin del 28, eh. diventerà poi anche regista. E diciamo che la sua capacità di manovrare luce e ombre, di dare al primo piano. Non solo la valenza emotiva che il primo piano contiene, come dicono i francesi, plan affection, cioè l'inquadratura che dà, dà più la dimensione affettiva del personaggio. No, lui riesce a dare sempre, eh, te al, al primo piano la valenza del ritratto. Ma parlo del grande ritratto pittorico. Ha in mente la passione di Giovanna Darco, non dimenticherà mai i primi e primissimi piani di questo film straordinario. Noi, eh, qui si trova a, a fotografare, a dirigere le luci in un film che ve lo ricordate, è in gran parte un film notturno. La sua maestria, l'avete vista in particolare nella scena visivamente molto complessa, ambientata nel teatro quando si dà la caccia a Sileschi, cioè la spia, che poi nel teatro sul palcoscenico viene uccisa. Anche qua c'è il rapporto realtà finzione, realtà narrativa e finzione. Le riprese del film sono velocissime, vi ho dato gli estremi. Dal 6 novembre al 23 sono poco più di 30 giorni, considerando che nei fine settimana non si lavorava. E quindi un film che è così complesso nella sua struttura spesso sembra avere una struttura a scatole cinesi, con una, una sequenza che è in qualche modo dentro l'altra. Basterebbe guardare la prima sequenza del film dove c'è un attacco importantissimo, poi c'è uno stacco, ma la sequenza è sempre quella, e si va a teatro, e poi si torna nell'esterno, per le strade di Varsavia. Una sequenza estremamente elaborata, estremamente complessa. Ma le, le riprese avvengono con una velocità eh, straordinaria. Lubisch confessa di aver avuto una sola difficoltà durante le riprese, quando Joseph Tura torna a casa e scopre nel suo letto l'ufficiale polacco Sobinski. È l'unica volta che Lubisch, che al solito, di solito girava due o tre volte un'inquadratura, non di più, quella sequenza la gira 30 volte, fa 30 diverse riprese. E, non è, e alla fine non è nemmeno molto soddisfatto perché non ottiene il desiderata non ottiene quello che non è un caso che è l'unico momento nel film dove lui dovrà aiuta, farsi aiutare dal commento musicale perché aveva l'impressione che la sequenza rimanesse un po' sospesa La Lombard, eh, confessa al suo biografo, è stata l'unica volta che tutto è iniziato bene, è andato avanti bene ed è finito bene. Anche se dopo la sua morte viene tagliata una battuta che lei dice nel film: Cosa può succedere su un aereo? Lei dice di, in una battuta del film. Questa battuta, ed è l'unica censura vera che ha subito questo film, viene poi tolta. Siamo palesemente, continuamente in bilico, ma pensate all'equilibrio straordinario che è riuscito a dare al film. Per tutto il film noi stiamo, siamo in bilico tra teatro e cinema ma anche tra finzione e realtà. Tenete conto che Lubitsch mantiene un rapporto molto ambiguo col teatro. Da una parte lo critica, questa compagnia ha qualche elemento cialtronesco dentro. Lo stesso Joseph Tura, scusate, non, mi app non appare come un grande attore. anche il regista, non, non... eppure nonostante tutto noi vediamo la potenza di questi mestieranti, vediamo la potenza di questi attori, questi guitti, possiamo tranquillamente chiamandoli così, chiamarli così, scusate. Diciamo che, pur essendo per molti aspetti un film sul teatro, il teatro è uno dei temi del film. Il tema maior che tutti leggono, che tutti vedono, il significato del film è la critica non solo della guerra, ma del nazismo in, particol in particolare. Del nazismo che Lubitsch riesce a raccontare, pensate al colonnello Ebera. Eber, Riesce a raccontare che viene presentato il colonnello, che poi viene sbeffeggiato, il colonnello Concentrone, altra battuta che si voleva togliere, volevano che Bubis togliesse, la consideravano un po' volgare, viene presentato nei manifesti, leggiamo il suo nome sui manifesti, e sono manifesti di morte, di deportazione. E poi quando lo vediamo entrare in scena... È veramente denudato. Non è altro che un buffone, ma anche un buffone imbecille. Figura della realtà di Egetica, certo. Quindi, la critica della guerra è un film profondamente antimilitare. Ma c'è anche il tema del teatro. E nel momento in cui c'è il tema del teatro, il, il, il tema supplementare diventa il rapporto appunto tra la realtà e la finzione. La maschera è il volto, se volete. Ma avete visto il film? Pensate, quanto è cinema! Vediamo subito che è scritto per il cinema. Lo vediamo, per esempio, dalla costruzione dello spazio dentro il quale si muove la storia. Cambiamenti frequentissimi di spazio e di tempo la voce fuoricampo, il flashback, sono chiaramente poco compatibili no? con un dispositivo teatrale. Tutto questo è il film dove cogliamo meno di tutti gli altri film di Rubic e come lo vedremo con chiarezza. Penso a un film, per esempio, come Mancia Competente, siamo nel 1932. Ma anche nel suo film più affettuoso, che credo sia quello che vedremo la prossima volta, Scrivimi Fermo Posta. Nel suo film più tenero, questo, questa storia di un negozio sostanzialmente. C'è stile. Anche nel momento in cui lui è coinvolto emotivamente in scrivimi Fermo Post. Allo stile lo vedremo esaltato appunto il film come mancia competente, anche nello stesso Ninosca, dove, oltre al film di cui parliamo questa sera, c'è il riflesso della storia. Noi abbiamo detto che nei film di Lubi c'è non c'è mai la storia. Sembra che non accada. Il cinema di Lubisch si dice è fuori dal tempo. Però anche in Ninoshka, non con il riferimento forte di essere o non essere, c'è la critica all'Unione Sovietica, alla dittatura staliniana. E siamo negli anni 30, eh? quando anche in America ci sono addirittura delle compiacenze rispetto all'Unione Sovietica. Ma dicevamo essere o non essere è il fin dove lo stile si vede meno, cioè non si vede. L'Ubisci aveva uno straordinario piacere per la forma, che abbiamo detto spesso avvicina all'astrazione, tanto la vuole pura, tanto la vuole raffinata. Questo film non c'è quasi traccia di questo piacere formale, che caratterizza tutto il cinema di Lubisch, ma che ritroviamo, per esempio, per pensare a, a un altro regista europeo in Murnau, che troviamo addirittura in Hitchcock, che pur privilegiava la storia, la Suspense. Quante volte, guardando un film di Iccio, diciamo: Guarda che compiacimento, come felice per questa carellata. Rinunciando allo stile, è come se lui concentrasse tutto il racconto nel suo farsi. Molto, molto intelligente questo in riferimento alla storia del film come se pensasse che la vita vale la pena di essere vissuta solo nel suo momento è tutto costruito il film eh? pensando che ogni momento deve portare alla risata ma non fa tempo a portarti alla risata o anche a, a, a un'emozione che è vitalità, è esprit de vie, è spirito di vita, che tutto svanisce. Ecco perché non può esserci la cura stilistica. Tutto svanisce a favore del successivo. Cioè, il film ha un, un ritmo incredibile, nella successione di sequenze. Al punto, pensate, che è difficile contare le sequenze. 23 secondo un critico francese, più di 30 secondo altri. Ciononostante, tutti questi personaggi che non hanno uno statuto eroico, stanno compiendo un'azione eroica. Salvataggio, per esempio, del pilota polacco che torna in patria. L'uccisione della spia. Eppure ognuno di loro, e questo anche fa grande il film, nella sua piccolezza, quasi nella sua provvisorietà, l'attore. La, è sempre provvisorio, deve essere sempre pronto a cambiare maschera. Eppure nel film è evidente che sono tutti pronti a mettere in gioco la loro esistenza. Per salvaguardare il piacere di vivere, il piacere di giocare. Cioè, Lubis aveva capito una cosa: siamo nel 41, c'è una guerra mondiale. Non c'era più nessun bisogno di effetti visibili, di grandi sequenze, belle, formalmente perfette, che divenivano così naturali. Non c'era questo bisogno. Bisognava lasciare intensificare la narrazione, l'emozione mostrare la storia in movimento al punto che è quasi la stessa messa in scena no? è come se fosse diventato Billy Wilder la miglior regia è quella che non si vede è troppo interessato al ritmo del film. E potremmo dire che paradossalmente pensando alla intera filmografia di Lubish, lui ha costruito un film che è quasi l'apice della cosiddetta trasparenza hollywoodiana. Cioè la miglior regia, quella che non si vede. Se non sapessimo che la filosofia di Lubish è Infinitamente lontana dalla moralità assolutamente puritana del cinema americano. Addirittura rinuncia quasi non può rinunciare alle traiettorie dello sguardo, e lo vedremo. Però non usa non soggettivamente. Non soggettivizza quasi mai. Per esempio, quando la macchina da presa mima lo sguardo ansioso di, di Joseph Tura, che spia tra gli spettatori per vedere se qualcuno si alza, non, non soggettivizza. Però, soggettivi, soggettiviamo noi. quasi curiosi come lui. Eh, il, il, il movimento, devo dirvi, è straordinario. Eh, potremmo dire che essere o non essere mostra l'arte del movimento ed è un movimento deciso. che diventa, man mano il film procede, noi ci rendiamo conto della necessità di, di questo movimento collettivo di tutti i personaggi. E anche qui il movimento dei personaggi finisce per prevalere sui movimenti della macchina da presa. È un film che all'inizio, pensate all'elenco delle botteghe, Quasi in ogni inquadratura fa di ogni inquadratura un atomo, quasi isolandola, poi rimette i pezzi insieme, li disfa di nuovo le stesse insegne dei negozi delle elite sconvolte dai bombardamenti. Ho pensato alla confusione che c'è durante la caccia a Sileschi, per poi diventare un movimento indivisibile nel finale. È un film dove lui cura molto, abbiamo detto, la messa in inquadratura che qui è meno rigoroso anche nella costruzione della messa in inquadratura. È uno dei film dove vediamo più persone in scena, perché gli garantiscono effetti comici evidenti. Pensate alla discussione che avviene intorno al cadavere di Sileschi, che sembra un balletto, No, C'è questo tono giocoso e anche il microfono si rivela discreto come la macchina da, come la camera. Discreta è la colonna sonora, che è rara fino all'audacia per, per la commedia. Poi quando invece penso per esempio alla sequenza dove l'inno italeriano incontra appunto il monologo di Shylock. oppure la troupe del teatro che ascolta Hitler sul palco. E gli attori diventano ascoltatori di una follia che va oltre la loro, o quella che loro recitano. L'amleto, appunto. E siccome non si tratta tanto di dare la parola al Führer, anche solo per un momento, ci viene dato invece di ascoltare soprattutto il clamore della folla. E l'effetto che ne risalta è ancora più terribile. Perché tocchiamo quasi con mano il fanatismo. Certo che ne esce un film che nel suo essere travolgente comico, nel suo comico travolgente, Truffaut diceva, sfido chiunque a raccontare essere o non essere. Io ho detto che è così vero che non si riescono nemmeno a contare con precisione le sequenze. E se lo scomponiamo in sequenze, non riusciamo... A spiegare il potere di significato dei vuoti tra una sequenza e l'altra sappiamo che in Lubisch i vuoti contano quanto i pieni perché ve l'ho ricordato i film di Lubisch che sono veramente un ricostituente per la nostra intelligenza sono rivolti allo spettatore e alla sua intelligenza. Vi ricordate la, la, la sequenza a Londra? Ecco anche qui, questi salti di spazi, quando uno dell'intelligence militare inglese eh, dice che eh, magari Seleschi è uno sciocco risponde quell'altro non sarebbe meno pericoloso perché la mancanza di intelligenza o pensate al ah, colonnello erard addirittura l'aiutante di era che è schulz no a un certo punto il colonnello dice eccellente, lo deride spesso, poi dice eccellente. Tutto questo è intuibile fin dalla prima sequenza. Veramente è una sequenza chiave perché pone le basi della complessità narrativa e del moltiplicarsi man mano la vicenda avanza. di questa complessità del racconto che resta assolutamente intellegibile questo è un altro miracolo eh? in fondo qualcuno qualche spettatore potrebbe dire quanto è caotico questo film di fatto inizia quasi con un ellissi perché sospende, c'è questo Hitler che passeggia per le vie di Varsavia, pam! Poi c'è una sospensione. E ci mettiamo un po' ad accorgerci che quello che segue non avviene in un ufficio della Gestapo, ma sul palcoscenico. Ma è un'ellissi, eh, perché... L'invasione della Polonia non è ancora avvenuta e Hitler è già Varsavia. Cioè fin dall'inizio viene posto il confronto tra nazismo e cinema. Pensate alla voce fuori campo, tutto è ben nel quartier generale della Gestapo a Berlino. Questo continuo gioco. Pensate all'opposizione all tra la parola che in un certo momento questo essere o non essere viene ritenuto quasi un codice. Per entrare dentro qualche segreto. E la Battuta "Ah, Hitler, Hitler sono io. Eh. In una commedia così assoluta al punto che. Io potrei anche dirvi che Essere o non essere è un film comico. Non ha certo la struttura lineare che hanno altre commedie di Lubitsch. Pensate a, a, al continuo ritorno delle battute. Che però diventa quasi rivelatore di umanità. Allora la vanità, la mancanza di ispirazione di Joseph Tura, l'insicurezza di Erard, il servilismo nazista del colonnello, la speranza di, Graham, di Greenberg. È che in questa grande questa grande circolazione che lui ha messo in atto dentro il film. Tutto fa eco, certo è una variazione pazzesca, fa che va paradossalmente anche qua, nella fine del film, a farsi apoteosi. siamo ancora all'inizio di questo film, no? Rubinsky, Kubinsky, no? i nomi dei, dei negozi e quindi dei negozianti che ci stanno dietro, dopo l'ultimo nome vediamo il negoziante no? che pensando che Hitler si era lì fuori abbassa la tenda, sembra un gioco basato su una specie di filastroca in realtà mi è data l'ebraicità, addirittura, anche qui paradossalmente, l'ebraicità dell'intera città. Al momento questo elenco di nomi sembra innocuo e quando lo rivediamo con i negozi bombardati... Capiamo che non era un momento innocuo basato sui nomi. Tenete conto che questa cantilena, Minsky rubinsky rimanda poi ai due personaggi, il tenente e l'ufficiale, Sobinski-Sileski, che sono i poli negativi e positivi tra i quali si incastrano i due, i coniugitura. Ma ecco che questo, questa cantilena diventa una specie di litania funebre nel secondo inventario di questi cinque cognomi. Sarà silenziosa l'inquadratura a definire tutta la dimensione tragica Questo è un film dove mi verrebbe da dire la vanità, che è proprio di quegli attori, non solo di Joseph Tura, dove il tema della vanità, dell'istrionismo un po' gaglioffo è più evidente, ma anche in Maria Tura. Quando si deve fare lo spettacolo sulla Gestapo, lei arriva con un abito da sera. Siamo sempre nella prima sequenza perché dice che poi sulle spalle nude si vedranno meglio le frustate. E anche qui altra commistione di tragico e comico: vero è che Lubis, poco prima di morire, disse che siccome non si sapeva i campi di prigionia, i campi di concentramento, ma non il massacro, non la Shoah che forse non avrebbe fatto questo film, dopo aver visto i documentari girati dall'esercito americano in vari campi. È difficile muoversi con disinvoltura. Dentro un'opera come questa. Eh? E dire che nell'incipit questo elenco di nomi è il motore della storia. Poi c'è la voce fuori campo che entra, accentuandosi. Ci sembra che tutti guardino. Cosa stanno guardando? Eh, devo dirvi che è sorprendente. Pensate alla sequenza che noi vediamo della, della stanno facendo le prove di Gestapo quando il bambino solerte entra per ricevere in dono il carro armato. C'è una prefigurazione delle principali procedure naziste, la gratificazione, il dono del piccolo carro armato e l'insinuazione subito sul padre del ragazzo. Non c'entra con niente. Allora, gli ho dato uno schiaffo tutte le mie forze e gli ho gridato no, non è Se vero un che... eh? microfono va chiuso e, e le inquadrature dovremmo analizzare per esempio le scritte e gli scritti che punteggiano essere o non essere. Insegne, manifesti, i terribili annunci, manifesti del colonnello Erhard, la copertina del My Camp, quella V per Vittoria, ripetuta più volte, le note sul retro della foto di Sileschi, la firma. La finta lettera d'addio non, non può non, non ha armi per fronteggiare l'orrore nazista che non siano questa accentuazione grottesca che a qualcuno sarà sembrata allo spettatore più distratto che, che Lubis non è riuscito a richiamare, a coinvolgere, abbiamo detto regia, film, spettatore, deve usare per forza il grottesco, ma deve usare anche l'elemento classico del, che è la sorpresa. E allora dovremmo pensare a tutti i primi piani che esprimono questa sorpresa. I passanti di Varsavia, quei primi piani, ci sono dei primi piani nelle prime sequenze, sembrano usciti da Eisenstein. E sono tutti, come vi dicevo prima, ritratti. Certo, il film è attraversato anche da tanta gente che è in età matura, appunto dalla generazione di Lubisch. La vecchia Europa è sbalordita, non crede ai suoi occhi. Guardate i due contadini scozzesi che sono terrorizzati da vedere Hitler che si paracaduta in, in Scozia. E sottolineeranno ma come dopo Rudolf Hess che era paracadutato a maggio adesso nella terra di Macbeth o il Führer falso ma che tutti scambiano per vero non sembra parir da nulla. Vedete? È un gioco di parole quello che vi propongo. Sono come i lanci comici contro la tragedia dei bombardamenti. Molte inquadrature, eh, sono a sorpresa. Sembrano come rispondere alla domanda chi è caduto dal cielo, quando Tura torna a casa e sorprende Sobischi nel letto, gli dice proprio cosa, cosa stai lì? Quell'altro gli dice sono saltato da un aereo. L'altro gli risponde no, nel mio letto. Qui capiamo bene come l'effetto sorpresa è uno dei meccanismi che ritorna con più profondità. Guardate che in quella sequenza dove ha dovuto usare la musica, però poi l'effetto è che la macchina da presa e la musica riescono a sposare ogni oscillazione dello stupore di Tura, che adesso è riuscito a collegare le ripetute partenze del giovane a teatro, a collegarla alla sua presenza sotto le lenzuola. E non dimentichiamo che la sorpresa è umana. Al punto che finiamo per riservare noi spettatori coinvolti sempre dal cinema di Urubis, troviamo simpatico anche il colonnello Erard. E da cosa nasce la nostra simpatia? Nasce dal contrasto tra il demiurgo sanguinario che abbiamo intuito dai manifesti, che, firma, che ha firmato i manifesti della morte. E questo personaggio che è sempre costantemente colto di sorpresa, la cui bocca è sempre spalancata, gli occhi sono sempre sporgenti. Devo dirvi che in termini di sorpresa e di stupore, ci ha dato Lubitsch nel film tutta la fenomenologia: eh? tutto lo spettro dal Più Freddo, Sileschi, i membri dell'intelligenza dell inglese al più caloroso che è proprio il nazista Erhard, e al centro gli attori che però fanno per professione l'espressione delle emozioni. Per fare qualche osservazione perché stiamo facendo un'analisi, lo so che è un po' caotica, perché è caotico il film, eh, farlo con ordine, sullo spazio del racconto. Tanto è uno dei pochi film di Lubitsch dove ci sono delle riprese document documentarie. Gli aerei in cielo, i paracadutisti in cielo. Altrimenti il film è girato tutto negli studi. Secondo quella che era la pratica degli anni 30-40. No? La legge era non mettiamo il naso fuori dallo studio, dagli studi. Era una regola del tutto normale. Nel... La novità sarà quando negli anni 40 qualche regista comincia a uscire fuori e vedremo film di Preminger, di Fritz Lang che iniziano nel cuore di una città, in una via centrale. Lubitsch poi Aveva fatto ah, a spettacolo, era molto legato a, a uno spazio nel quale poteva organizzare perfettamente l'inquadratura. Le due discese col paracadute quando il paracadute arriva a terra sono le due inquadrature più, più banali, mi viene da dire difettose, che troviamo nel, nel film. però ci sono degli spazi che, che dominano, no? Il teatro, si chiama Polchi, l'appartamento del Tura, l'Hotel Europa, dove ci sta, eh, gli stanno gli uffici del quartier generale della Gestapo, quel seminterrato dove si radunano i partigiani, gli attori, Ognuno di questi spazi è un'anticamera, perché ci sono molte stanze doppie. Non so se avete notato, dove la parte doppia, cioè la parte più interna, rischia di essere una tomba, dove si rischia di perdere la vita. Questo si vede bene nelle stanze di Sileschi nell'Hotel Europa. Per fare un'ultima osservazione in termini di analisi, poi arriviamo a, a una conclusione. Mi sembra, se ricordo bene, che nel 1921 esce sei personaggi in cerca d'autore di Pirandello. Che guarda caso, come essere o non essere, inizia con una ripetizione interrotta, cioè con uno spettacolo che si interrompe. È un esempio di teatro nel teatro, agli occhi dei, dei critici. No? E proprio dai sei personaggi in cerca d'autore che è nato il termine pirandellismo e pirandello cerebrale. Prima non, non c'era questa accentuazione. Diciamo che il film di Lubis è proprio agli antipodi, non c'è nessun rilievo metalinguistico. Se là il teatro di Pirandello portava in primo piano la spiegazione dell'artificio teatrale, Portando lo spettatore a una specie di commento dal vivo sul rapporto tra te nel teatro tra menzogna e verità, che è poi il tema chiave di tutto il teatro di Pirandello, potremmo dire essere, apparire. Quindi Lubis è moderno senza nessun modernismo, esclude. Questa didattica, di, chiamiamola antidrammatica, che c'è in molto Pirandello. Perché? Perché, Perché aspira all'opposto, aspira alla fusione del teatro nel cinema, una specie di mise in abim. E questa è la ragione che l'Amleto è, la chiave, una chiave un'iterazione dentro il film potrei dirvi che l'ubis non tenta di infrangere la sua fede nella favola cinematografica ma cerca di farla rivivere e per farla rivivere usa anche la figura del teatro E come vi dicevo, vogliamo vivere, uso il titolo italiano che trovo abbastanza infelice, è un film senza tempo. Laddove dobbiamo leggere l'espressione senza tempo nella forza espressiva e quindi nel peso culturale e sociale. di un'opera che se la vediamo oggi ha 80 anni quest'opera, eh? anzi è uscita nel 42, quindi celebriamo quest'anno l'ottantesimo compleanno di Vogliamo Vivere. Ma non è cinema né di ieri né di oggi. Non riusciamo a datarlo, è veramente senza tempo. Riusciamo però a comprendere quanto il lavoro che ha fatto Lubish nell'imbastire questa caotica e strepitosa commedia o questo caotico film comico. È comunque un'opera estremamente... di Lubish raffinata, frutto di un'attenzione minuziosa per i dettagli, la cura affettuosa per le trovate, di situazioni comiche, ma inedito, uno sguardo che non mi sembra assolutamente banale o distratto sulla storia. Lubbi sembra dirci che è proprio sul terreno dell'arte che si può combattere l'assurdo della storia. Chissà dissimulare, fingere, trasformarsi, travestirsi, mentire, prendere un ruolo diverso da. Dal proprio finisce per capire che il gioco sta nel mettere il potere della rappresentazione dentro la crudeltà del vivere e dove è espressa in maniera abnorme questa crudeltà se non all'interno. Di un incubo bellico, ma l'attore, perché sono loro, l'ultima la, la, sequenza, l'apoteosi trionfale della compagnia. In fondo vince la guerra. E invece all'opposto, chi non riesce a uscire dalla rigidità del proprio ruolo, di logiche mortificanti di ubris, di dominazione, come i nazisti ritratti, anche se sono ritratti come dei perfetti imbecilli. Non può che soccombere e piegarsi al potere. Un dettaglio, poi passiamo a vedere le sequenze. Non è difficile la domanda. Uno dei film che abbiamo giudicato più riusciti, del regista che meglio ha rappresentato, ormai anche lui si porta dietro il peso della ripetizione della vecchiaia, parlo di Tarantino. Io vorrei che voi guardaste bene Bastardi Senza Gloria, che è un film riuscito, è un film felice. felice. E vi accorgerete che a quasi 70 anni di distanza Tarantino ha saccheggiato a piene mani i fendi lubici. A piene mani. Chiudendo la nostra riflessione, ripeto, un po', un po disordinata. Questo è un film che combatte la sua guerra con le armi della finzione, della comicità, ma anche capace di una grande poesia tragica. Io ritengo le tre sequenze in cui il nostro Grimber recita il monologo o parte del monologo. Uno dei momenti più alti di poesia tragica che il film abbia prodotto. E lo è alto, e scusatemi la retorica, nobile, proprio perché nasce nella dimensione comica del testo. E tutto questo però ci rivela questa complessità sofisticata che è un film che potremmo ritenere sguaiato, farsesco, che genera comunque a 80 anni di distanza delle risate incontenibili. Lubis probabilmente mi avrebbe tirato le orecchie. Questo è un film, ma lo fa un po' tutta la comicità che serve veramente la causa della democrazia. E che riesce a denunciare come pochi, penso al dottor Stranamore di Kubrick, anche se i due film sembrano appartenere a due universi diversi, quanto sia ottusa, quanto sia insensata ogni forma di dittatura. E solo le armi da una parte della satira, dello sberleffo, dall'altra della leggerezza, possono diventare una specie di inno alla democrazia stessa. Mi fermo qua.